I miei temi legati al silenzio e all'ascolto, che fanno parte della mia ricerca tematica e nella pittura, e hanno trovato lì una fonte di ispirazione molto, molto importante, perché il silenzio lassù è veramente una cosa che si sente, ma è un silenzio che fa sentire, che invita all'ascolto, per cui invita ad ascoltare i suoni, secondo la lezione di John Cage, i suoni dell'ambiente. E lassù è stato veramente importante sentire questo ambiente sonoro che faceva diciamo, da colonna auditiva a questo verde, a questo ambiente bellissimo, a questa natura che unisce insieme colori e suoni. Insomma, questa è l'essenza un po' del. Come diceva il professor Giovannelli, Carlo, la tua è una visione metafisica di Orsini, perché è una visione fuori dal tempo. Noi percepiamo solo i valori che tu ci assegni come artista: il silenzio, il verde, la natura, la solitudine come riflessione esistenziale. Sì. Quindi è Orsigna, ma potrebbe essere in qualsiasi altro luogo del mondo, capace di stimolare, di tirare fuori la nostra spiritualità, il nostro esistenzialismo, le nostre riflessioni sulla vita umana. Sì, la percezione di questi miei lavori in genere viene affidata alla rappresentazione dell'adolescenza, per cui. Un'altra domanda ti volevo fare, quindi te la Ecco. faccio subito: perché i protagonisti sono tutti adolescenti, insomma, o bambini o adolescenti, non ci sono persone in età adulta o nemmeno persone anziane? Io ho lavorato molto nelle scuole, ho insegnato per tanti anni e ho guardato con attenzione proprio il momento dell'adolescenza come un momento di acquisizione di conoscenza, di sorprese, di attenzione al guardare, attenzione a vedere, a sentire la percezione. Per cui questi momenti conoscitivi dei ragazzi incuriosivano sempre. E qui io cerco sempre di capire, di rappresentare questi momenti, che sono dei momenti che si possono essere anche impropri, perché si pensa sempre all'adolescenza come un momento di agitazione e non di riflessione. In realtà, a me piaceva cogliere proprio questi momenti in cui il ragazzo, la ragazza, il bambino che sta diventando più grande, acquisisce delle cose e riflette e pensa. E il pensiero è tipico dell'adolescenza, è una cosa che sembra quasi un ossimoro, pensiero dell'adolescenza, invece non è vero, gli adolescenti pensano moltissimo. Soprattutto pensano in solitudine, tu li hai Sì. isolati un po' dal contesto umano, sono inseriti singolarmente in un contesto naturale. Spesso il ragazzo tende a riflettere, a pensare quando è solo, quando è in gruppo, e ci sono anche delle purtroppo degenerazioni, perché questa è l'età anche del bullismo Sì, imperante, sì. soprattutto nelle scuole, e credo tu da insegnante questo lo abbia perlomeno o vissuto o visto. Quindi forse tu hai mandato anche un suggerimento a questi giovani, a questi adolescenti, di cercare nella solitudine anche un momento di riflessione e di crescita, isolandosi da Sì. tutte le mille tentazioni che il gruppo, con tutte le logiche interne che ha, può generare in un giovane. Sicuramente, ma i ragazzi sono spesso soli, si vede che c'è questa propensione per la solitudine e per il momento di riflessione, e li vedi pensare, e in quel momento vedi che loro stanno veramente elaborando delle cose che sono di crescita, che sono di attenzione al mondo, che sono di attenzione soprattutto a se stessi. Infatti, nelle mie immagini che si vede i due silenzi, che è uno il silenzio imposto verso gli altri e un silenzio verso se stessi. E questo è molto importante, perché poi il silenzio verso se stessi è l'origine stessa del silenzio, perché il dio egiziano, scusate, Horus, che poi diventa Arpocrate in Grecia, ha questo tipo di silenzio, cioè chiudere al mondo e pensare all'interno di se stessi.
E ecco, tu inviti al silenzio con i tuoi quadri, ma anche all'ascolto, all'ascolto sì. della natura e anche, se sì. così l'ho interpretato, anche a un messaggio più alto di spiritualità. Ascolto sì. magari anche... Sì, il tema dell'ascolto appunto è, si coniuga col tema del silenzio, perché sono due cose assolutamente, ce l'ha insegnato appunto John Cage, come dicevo prima, che l'ascolto nasce proprio dal silenzio. In musica, diceva John Cage, il silenzio è importantissimo come il suono, anzi il silenzio fa parte del suono, la pausa è un momento in cui esiste comunque in musica, proprio all'interno del suono, e quella parte lì è importantissima, è la parte che ti predispone. Infatti quando inizia un concerto deve iniziare in assoluto silenzio, perché è lì che ci prepariamo all'ascolto.